Senti, parliamo di sport, perché nel weekend scorso sono successe tante cose. C'è un omino. Un Superman, okay, che il fine settimana non esce, sta a casa per seguire tutto ciò che accade nel mondo dello sport. Il sogno di tutti, ti stravacchi sul divano ed è, esatto, una figata. Lui c'ha anche le cose underground. Sì. Colleghiamoci con Angelo Cervo. Buongiorno ragazzi, come stai? Tutto bene? Noi stiamo benissimo, tu come bene, stai? Bene, bene, sono riposato, ho passato il weekend a casa, quindi perfetto, va benissimo. Quanto sport hai visto questo fine settimana? Beh, ne ho visto tanto, ma ne ho sentito anche tanto e ho letto anche tanto. Infatti la notizia che sto, la curiosità che volevo regalare oggi, l'ho letta, non l'ho vista. Ecco, che cosa è successo? Allora, è successo un fatto quasi romantico, quasi proprio. Allora, riguarda innanzitutto un tuo paesano, un certo Ronaldo, il fenomeno. Un fenomeno, grande Ronaldo. Me lo ricordo ai tempi dell'Inter, con il 98, quando correva come una. Non lo fermava nessuno. Come una Ferrari correva. Adesso invece, insomma, si è un po' appesantito. Leggermente. Leggermente appesantito. Il Gorgo, praticamente, mi ha fatto una cosa bellissima, perché comunque si trovava a New York. Ha salvato la vita a un fotografo, ragazzi. Addirittura. Come ha salvato la vita? Superman. Una volta eri tu Superman, adesso Ronaldo. Adesso è lui, veramente lui è sempre stato fenomeno, quindi si è confermato fenomeno. Praticamente lui si trovava in un ristorante italiano, all'uscita un paparazzo ha provato a fotografare, a scattare qualche foto. Lui inizialmente è scappato via, ovviamente da buon VIP. Poi sul più bello si è accorto che appunto il paparazzo stava rischiando grosso, perché è cascato in mezzo alla Madison Avenue. Con un camion in arrivo, e allora è incominciato a correre verso il paparazzo, si è tuffato sul paparazzo e l'ha messo in salvo. Cioè ha fatto uno scatto dai tempi d'oro. Bravissimo, non so quanto ci ha messo a fare lo scatto, perché non lo dice il quotidiano brasiliano Odia, che riporta appunto la notizia, non dice quanto ci ha messo lo scatto, però sicuramente i tempi si sono un po' allungati rispetto al nostro Ronaldo dell'Inter. Immagino, secondo me manco l'aveva seminato, cioè ha fatto 50 metri, il paparazzo era ancora dietro, l'ho schiattata, vabbè, va a bambagna. Senti, il paparazzo... Ovviamente ha fatto scattare l'applauso di tutti i passanti a New York. E infatti anche noi facciamo un applauso, bravo a Ronaldo, Ronnie, vai. Bravo Ronnie. Finalmente fa parlare di sé, non solo per le sue storie con i trans, ed è molto bello questo. Anche se però questo era un camion, non era un trans, quindi per forza. Ah, hai capito. Ha fatto la battuta. Grande Angelo Cervo. Ma tu vai solo a vedere il sito ugia.com.br. Praticamente ma perché? Per gli annunci delle donnine, i massaggi dentro, ci risentiamo settimana prossima. Grazie Angelo Cervo. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao ragazzi. Ciao Angelo. N2O, un mondo allo stato puro.